Il mio letto rappresenta esattamente come mi sento in questo momento. Tutti benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi faremo un video in cui ci riprenderemo insieme dopo un viaggio, un periodo no, o un momento di forte cambiamento. Let's go! Il primo step fondamentale per me è prendermi cura di me stessa. Mi piace iniziare con una doccia, dopodiché maschera viso, eye patches, questi qua sono di Primark, la maschera viso invece è di The Ordinary, e poi andrò a fare uno sbiancamento anti-macchie di questo brand qua. L'ho trovato al supermercato e mi sto trovando molto bene. Trovo che non faccia un cambiamento incredibile, però le macchie da caffè, eccetera, le leva. Secondo me il self-love è veramente la chiave della felicità. Se imparerete tutti i giorni a fare qualcosina per voi stesse, che sia skincare, che sia meditazione, che sia quel che sia, la vostra vita diventerà immediatamente più bella. Ma soprattutto self-love, perché tutto quello che facciamo al nostro viso, tutto l'amore che ci diamo, noi del futuro ci ringrazierà un sacco per questo. Girls, iniziate con la vostra skincare, iniziate ad amarvi, e soprattutto in queste giornate in cui ci dobbiamo riprendere da un periodo no, da un viaggio o da un momento di forte cambiamento in cui non ci siamo messi al primo posto, io already know. Quindi iniziamo così e adesso vi farò vedere lo step successivo. Rifare il mio letto è sicuramente una delle cose che mi fa stare meglio e una delle cose che mi fa sentire ok. Oggi we get our shit together. Today we get our shit together, ok? Quindi preparatemi perché da oggi basta. Se la vostra camera è così, non è fisicamente possibile che vi possiate sentire bene con voi stesse e produttive. Quindi questo deve sparire ora. 1, 2, 3. All'inizio mi ero messa tipo tutta vestita scura, invece voglio lanciare questo challenge. Se avete vestiti colorati in questi momenti in cui dovete ripartire, eccetera, eccetera, vestitevi colorati perché istantaneamente vi sentirete meglio, anche motivo per cui ho fatto tutte le unghie colorate, e vi sentirete, non so, istantaneamente più felici, più positive. Comunque sia, i colori hanno un sacco di impatto nella nostra vita, quindi rispetto a fare un outfit tutto nero, let's go for a colorful one. Sto per andare al supermercato. Noi dobbiamo assolutamente avere il frigo pieno di cose buone da mangiare se vogliamo essere produttivi, felici, sentirci che stiamo avendo un buon periodo. Per noi, intendo io e il mio ragazzo, se non lo sapete, conviviamo da oramai quasi 3 anni. Mi porto dietro la mia acqua, che devo ancora finire. Il mio goal è di bere 2 litri d'acqua al giorno, come vi ho detto. E questo mi fa sentire molto meglio, fa sentire la mia pelle molto meglio, e non ci sono letteralmente motivi per cui non dovreste bere acqua, cioè è fondamentale. E niente, questa sarà la lista della mia spesa. Come faccio a fare la lista della spesa? Guardo ricette vegane che mi piacciono, soprattutto da questo profilo qua, ve lo consiglio perché è una ragazza bravissima, fa delle cose buonissime. E aggiungo le cose alla lista così poi non mi manca niente. E niente, appunto, fatemi sapere se volete un what I eat in a day o what I eat in a week. E niente, andiamo. Siamo appena tornati da fare la spesa. Mi ha fatto morire perché anche la cassiera tipo guardava la nostra spesa tipo wow, bravi. Perché penso sempre per le cassiere deve essere un trip, tipo da quello che la gente compra riesci a capire un sacco di che cosa quella persona vuole fare, no? E niente, adesso vi faccio vedere il mio frigo prima e poi vi faccio vedere il dopo.
anche perché una cosa che amo è proprio appunto organizzare il frigo bene, avere il frigo pieno e pieno di cose sane, buone, che mi fanno sentire bene con me stessa, per me è la priorità di get my shit together. Priorità assoluta. Quindi, let's go. Prima. Ta-da! Allora, qua sopra le ho deciso di mettere qua, però ho messo tutta l'insalata dentro questi contenitori perché odio avere la plastica in frigo. E sotto ovviamente la pasta che deve stare chiusa, quindi qui tutte le pastine fresche, zuppe, questo anche l'ho tutto pulito, ho levato tutte le pelline innecessarie. E poi passiamo qua alla verdura. E qua diciamo tutta quella che è vitamina C. Dopodiché qua ho messo gli avocado, se no me li dimentico sempre. Qui c'è il vino per cucinare, due condimenti, curcuma, cioè curcuma e ginger, tahini, tutte le nostre salsine, il tonno vegano, salsine. E poi qui abbiamo tutte le nostre cosine al cocco. E niente. Intanto Leo, il mio ragazzo, ha messo tutte le cose a lavare, quindi ha fatto una lavatrice, anche quello ovviamente sta nel getting your shit together after a travel, after un momento no della tua vita. E niente, adesso penso che andrò a filmare un pochino di contenuti, perché that's my life, registrare una meditazione guidata. Se ancora non avete fatto le meditazioni guidate che vi ho lasciato, ve le lascio qua nelle cartelle. E niente, penserò all'ultima cosa che è essenziale to get your shit together, che è journaling e appunto meditazione. Eccoci qua, mi sono fatta questa pettinatura, vi ho girato un po' di TikTok, un po' di Reels. E niente, adesso è arrivato quel momento della giornata in cui, come vi ho detto, meditazione e journaling sono un must. Anche se journaling e meditazione preferisco fare la mattina, oggi però appunto siamo svegliati che avevamo un frigo vuoto, tutto incasinato, tutto terrificante, quindi la mia priorità non era assolutamente quella. E quindi adesso mi metterò qua, farò un po' di meditazione. Ho appena girato una meditazione, la vedrete molto prima di questo video, quindi ve la linko già. E ascolterò la mia meditazione e appunto mediterò un pochino e giusto 5 minuti per riallinearmi, vivermi il momento, sentire i miei pensieri, sentire come ho la testa, tutto deve essere allineato, quindi mi piace prendermi anche 5 minuti di meditazione proprio per riallinearmi. E dopodiché journaling. Personalmente adesso sto facendo il journaling con il mio diario, vi lascio il link qui in descrizione e appunto ho creato un journal per voi per poter fare journaling come lo faccio io. È un journaling giornaliero di gratitudine e motivazione, quindi vi aiuta sia a essere grati di tutto quello che avete ma anche appunto a trovare la motivazione di manifestare. Perché appunto non è facile trovare la motivazione di manifestare e penso che pochi journal abbiano questa feature. Quindi niente, senza chiacchierare ancora, buttiamoci in questo momento di mindfulness. Amori, è arrivato il momento di salutarci, spero che questo video vi sia stato utile, quanto è stata a me questa giornata, mi sento veramente carica per affrontare tutto il mese e tornare alla normalità.
Fatemi sapere se appunto praticherete queste cose, andatemi a seguire su Instagram, lasciatemi questo commento se siete arrivati fino a qua. E niente, ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere che altri video vorreste vedere e da qua è tutto.